guarda, sono partiti. Parte Rosella, parte Braga, i due lottano ed è Rosella che prende la testa. Rosella e Braga, alla meglio Braga in curva. Rosella cerca di attaccarlo, in terza posizione c'è Angelo Consoli. Pavanelli cerca di infiltrarsi, non vi riesce. In quarta posizione il 94 Sardelliti. Rosella e Braga, ancora attenzione, si gira per un attimo, vola Pavanelli. Riprende in buona efficienza. Da registrare che nel corso della semifinale Pavanelli ha corso con un pneumatico a terra. Intanto seguiamo in testa il bel duello tra Braga e Tita Rosella. Per il momento, al termine del primo giro, alla meglio Braga, con Rosella pronto eventualmente a cogliere l'attimo buono, mentre Consoli è buon terzo. Un allungo deciso di Braga, Romoletto. Non ho capito, scusa. Un allungo deciso di Braga. Beh, senz'altro, te l'avevo detto, in partenza superiore, però Rosella al posto più duro, a metà gara in poi, regge molto di più, secondo me, il ritmo di Braga. Dunque, secondo me, fra un massimo due giri, Rosella, se non ha problemi meccanici, dovrebbe passarlo. Bene, intanto seguiamo in terza posizione ancora Angelo Consoli, mentre Pavanelli cerca il sorpasso. Pavanelli ha qualche problema su quella curva. Beh, ma il Porsche purtroppo con la pista così disastrata come oggi non è che ha molte chance, dunque Pavanelli deve fare solo una corsa di rincalzo, ma non può certo aspirare a raggiungere i primi. Ed ecco Tita Rosella che sta per incalzare il numero 6 Braga. Ancora un attimo, vediamo che succede. Tita Rosella è a pochissimi metri da Braga, Braga allunga decisamente, Rosella è molto più potente in curva. Claudio Perin, Rosella in curva è molto più potente di Braga. Ma non è molto più potente, ha un altro modo di fare le curve, diciamo che ha un'altra tecnica di guidare. Comunque oggi Braga sicuramente ha una macchina superiore. E quindi per Tita sarà molto molto difficile. Intanto si è fermato il primo concorrente, il 7.98 Benigni. Volano le macchine sullo serrato, in testa ancora Braga, seguito da Tita Rosella, in terza posizione Angelo Consoli, in quarta Pavanelli, in quinta posizione c'è Morelli con il 4.48, Morelli, Rosella ora deve dare il meglio di se stesso per poter recuperare la prima posizione. Giardini e Sardelliti sono stati doppiati, in terza posizione sempre Angelo Consoli, in quarta c'è Pavanelli. Gara bellissima, vediamo dall'uscita della curva cosa succede. Allunga Braga, sempre la stessa distanza, ora in curva prende meglio la curva indubbiamente Tita Rosella, si portano più di 15 metri dall'avversario. Ma dicevamo anche prima, Tita ha un modo di guidare differente, era una macchina che si presta più a una certa guida, ora è molto ora vicino. lo ha avvicinato notevolmente, sicuramente all'ingresso del rettilineo nascerà qualche situazione diversa, un attimo, una leggera sbandata, avvincente questo duello al vertice, mentre si è fermato il 4.41 Mastro Giacomo. Rosella è alle costole di Braga, cerca di infilarlo, allunga Braga, duello eccezionale. Veramente eccezionale, perché uno, Braga in rettilineo è molto più potente, più veloce, Tita invece è molto più forte nelle curve, quindi ritengo attenzione, che sia... Attenzione, attenzione, passa in questo istante tra l'applauso del pubblico, si toccano i due, ripassa ancora Braga, spettacolare, Romoletto, sono forti. Sì, è una gara stupenda, c'ho la pelle d'oca, come si dice, a vederli, e sono due campioni senz'altro, sia Braga che Rosella, peccato che ci manca il terzo lì a combattere, vorrei essere io. Ecco, hai qualche rimpianto, sì. Effettivamente mi ha piato un po' il nervosismo a vedere quello. Manca un giro al termine, vediamo che succede. Rosella sta per attaccare decisamente, attenzione, troppo larga la curva, passa all'interno, stupendo, spettacolare, ripassa Braga, emozionante. È veramente emozionante, come dicevamo, Rosella prende vantaggio in curva, ma poi il rettilineo Braga purtroppo... Manca mezzo giro al termine, è due tutto macchine da giocare. Sono incollate, una dietro l'altra, allunga Braga. Il rettilineo è una macchina più potente, quindi è sicuro che va via. Attenzione, purtroppo Tita Rosella si ferma, riparte, la caparbietà del campione d'Europa. Prenderà 6 punti, Braga ne prenderà 9 e saranno pari.
perché nella prima giornata a vincere fu Tita Rosella. Ed ora invece Braga che taglia il traguardo, bandiera a scacchi, primo Braga, secondo Tita Rosella, il vincitore morale di questa gara. Il campione d'Europa questa volta deve accontentarsi del secondo posto. Romoletto, una gara eccezionale. Eccezionale veramente, non c'è da dire niente per nessuno dei due. È stato Braga, è un osso duro, è uno che forse con la macchina, non dico inferiore a Rosella, è riuscito a stare davanti, ma proprio con la cattiveria, con quella che serve per un pilota. Consoli, duello all'ultimo sprint. Eccezionale, entusiasmante questa gara, abbiamo visto veramente il meglio dei piloti italiani, escluso Romoletto. È senz'altro, beh, ma dal di fuori è più facile parlare, stare lì dentro, io senz'altro l'ho detto anch'io la mia, ma comunque elogio, 10 allode a tutti i primi quattro, sono stati bravissimi tutti e quattro. Renzo Braga, vincitore, un po' di polemica? No, no, grazie, sono molto contento. Perché per me è stato un sacrificio, perché faccio tutto da solo, era 2 anni che rincorrevo questo successo. Oggi, anche oggi, ho avuto dei inconvenienti perché ho rotto la testa, non so se avete sentito, ho finito l'ultimo giro in seconda e non so se il motore mi tenga ancora, perché sai, essendo un privato, ho sollecitato al massimo. È stato un bel duello comunque. Comunque Rosella non è sportivo perché non si è presentato qui alle tribune e mi sono sempre adattato al suo secondo posto oggi perché non è venuto qui. 1-1 e balla al centro, grazie. Il 3-13 è sinonimo di sfortuna, Oscar della sfortuna, Geggio di Veroli. Questa volta hai fatto 700 metri in più. No, no, ho fatto pressappoco la stessa distanza dell'altra volta, perché sempre alla prima curva riesco a fermarmi, non so da chi dipenda e da cosa dipenda, però purtroppo tutti i guasti abbastanza stupidi. E... Ma ti sei fatto benedire questa mattina? No, no, non l'ho fatto. Forse il mio porta sfortuna è quel signore che sta arrivando lì, perché ogni domenica ha qualcosa da dire sul risultato. Senti, mi è sembrata una semifinale abbastanza moscia, visto che eravate tutti qualificati, 5 piloti. Sì, forse non c'era grosso interesse da parte degli altri piloti a rischiare, però i primi due hanno lottato per guadagnarsi la prima fila, adesso non so con i tempi dell'altra batteria come sarà lo schieramento, non so nemmeno se io potrò rientrare in finale. Che ne pensi? Che differenza c'è tra le gare dell'anno scorso e quelle di quest'anno? Ma credo che l'agonismo sia sempre lo stesso, quest'anno forse è migliorata un po' la 3005 con l'arrivo di Braga, la partecipazione di Rosella, Pavanelli che ha un po' ringiovanito la macchina, credo che quest'anno la classe che darà più spettacolo sarà la 3005. E tu? E io nella 1000, sperando di riuscire a finire almeno un giro la prossima volta. Finale classe 1000, in griglia di partenza con il 204 Bacilieri, con il 160 Gasparone e con il 153 Carollo. Ci sono due sorprese in questa finale, il ritorno di Mario Zampa con la sua 933 e Geggio Di Veroli con il 313. Abbiamo visto Geggio Di Veroli fermarsi nella prima batteria e rimesso a posto la macchina mentre partono in questo istante il verde da via libera alla corsa ed è ancora una volta come sempre del resto il 160, vale a dire Gasparrone a prendere la testa con Bacilieri in seconda posizione. Attenzione, Mario Zampa, un recupero eccezionale, si porta avanti a Geggio Di Veroli. Mario Zampa è ora in quarta posizione, in quinta posizione, dietro al 7.78 De Riso. In testa c'è ancora Gasparone, seguito dal 204 Bacilieri. In terza posizione il 7.78 De Riso, poi Mario Zampa, Mimmo Giovannetti. È bello che rumore. Due vecchi amici che tornano alle corse. E tu quando torni? Io ho iniziato ieri, ho fatto Terracina Montegiove, come già ti avevo detto l'anno scorso. Abbiamo finito la macchina, ho fatto un secondo posto di categoria e un 17° assoluto. Senti, questa gara come la vedi? Gasparone ancora vincitore? Non lo so, vedo Mario Zampa molto promettente. Lo vedo molto... Infatti passa davanti a noi, incalza il 7.78 De Riso, segue Geggio Di Veroli che ha un'impennata. Geggio Di Veroli è riuscito a mettere a posto la macchina nel duello tra il 204 Bacilieri e il 160 Gasbarrone. In terza posizione il 153 Carollo, in quarta il 7.78 De Riso, mentre qualche leggero problema ce l'ha Mario Zampa. C'ha un motore, non finisce mai Mario.
Zampac si è fermato nel corso della prima manche, lo vediamo in finale. Ecco, quali problemi può avere Zampac? Problemi, dei notevoli problemi di assetto, non si riesce a capire come mai. Riesce a scoppiare gli ammortizzatori posteriori in maniera molto, molto facile. Intanto è quasi monotona la gara in testa dai due, mentre vediamo la macchina del numero 82 del Vigario. Del Vigario ancora una volta ha avuto problemi. Ma penso che sia stato sbattuto fuori, non mi ricordo tanto bene. Infatti penso che sia andato nel fango e non riesce più a uscirne. Seguiamo ora questo duello per il quarto posto tra Mario Zampa e il 778 De Riso. Mentre le prime due posizioni si ferma per un attimo il 160 Gasbarone, nella stessa buca si ferma anche il 204, poi lo stesso problema lo hanno tutti gli altri concorrenti, compreso il 153 Carollo. Ci avviamo al termine della gara, mentre si ferma sotto la nostra postazione il 313 Geggio di Veroli. Sì, e si vede che si è di nuovo venuto il problema meccanico, come dicevamo appunto, ancora non è messa a punto la macchina di Veroli. So che hanno lavorato tutta la notte per poterla finire. Chissà, non so. Due giri al termine, Gasbarone e Bacilieri, uno davanti all'altro. Allunga sul rettilineo Bacilieri, allunga anche Gasbarone, che è il battistrada, va leggermente di traverso la macchina di Bacilieri, che in curva recupera notevolmente. Vediamo cosa succede, mentre ecco che si porta vicino la nostra postazione Geggio di Veroli, che abbiamo intervistato poco prima della finale. Ha accorciato notevolmente le distanze Bacilieri. Sì, Geggio di Veroli dice: se lo cercavamo, sì, lo abbiamo cercato. Se vuole venire a commentare queste ultime battute della gara. Ultimo giro ora per i due battistrada. Romoletto, una gara quasi monotona, diciamo, i primi due che non vengono minimamente impensieriti. Beh sì, certo, quando la gara si mette su sto piano non c'è più agonismo, perché se c'è il Gasbarone che non ha più problemi, dietro il Bacilieri neanche lo sta infastidendo, dunque non finisce un po' tutto lo spirito dell'agonismo quando le gare sono così. Beh, vista poi quella precedente della 2005, questa proprio. Bene, Geggio di Veroli, sei arrivato prima degli altri sul traguardo. Sì, come nella batteria, purtroppo c'è il motore che è piuttosto fiacco, abbiamo provato a cambiare motore, cerco di recuperare qualcosa in curva, ma con queste buche ne risentono i semiassi. Senti, quindi quel ragazzaccio del tuo amico, il 933 Mario Zampa, ti ha fatto qualche scherzetto, ora sembra che voglia fermarsi. Lo hai avvicinato, intanto ecco che arriva e taglia il traguardo Gasbarone, secondo Bacilieri. Ecco, stavamo commentando la gara fra voi due. No, per carità, è stato divertente il duello con Mario, però lui dispone di un motore sicuramente superiore, infatti negli allunghi mi lasciava con questo, proprio. Con questo vuoi dire che tu sei miglior manico? Beh, sei di Zampa sicuramente. Romoletto, tu che ne pensi? Intanto arriva con il 153 terzo Carollo. Ma io penso se fanno una conta tra tutte e due rimane per l'aria. Ma Romoletto non vale, non è un pilota, non corre. Come non correvi tu l'anno scorso. Esatto. Arriva il 778 Del Riso e abbiamo capito anche perché Del Vigario è uscito, è stato Geggio di Veroli. Gasbarone, allora non c'è stato problema. No. Partenza efficiente, arrivo in solitudine. Sì, difatti l'anno scorso c'era un po' la partenza un po' handicappata, ma quest'anno diciamo sembra che va abbastanza meglio. Abbiamo fatto delle piccole modifiche, diciamo, insomma, ringraziando i collaboratori che ho, che sono in gamba. Senza loro avversari sarebbe nessuno, no? Ma avversari ce sono, tutti sono avversari, però diciamo qui succede di tutto. Non puoi dire. Ecco, sentiamo Deriso, qui bisogna smentire quello che dice Gasbarone. No, anzi, è una macchina abbastanza bella, anche lui è in gamba.
È soltanto che purtroppo la pista non è che permette, se non c'è rottura riesci a arrivare, se no non ce la fai. Una volta che una presa un po' di stacco si fa fatica a riprenderlo. Tutto sta una buona partenza che dopo è un po' difficile con questa pista. Se poi la pista, insomma, senz'altro spero che arriveremo a punto, non ci sono più le buche, allora dopo Gasparoli suda un po' di più. Insomma. No, penso di no, penso che suderò di meno dopo. Perché l'importante è partire in tesa. No, io cammino molto forte in curva. Sento le buche, non posso camminare, perché io le curve le faccio tutte quante da sgarata, non è che giro. Però Gasparone, in quel modo se trovo le buche non lo posso. Gasparone dice, io faccio bene le curve, ma fa pure bene la partenza, perché... Beh, quello pure. Eh? Beh, quello non, dipende, non siamo d'accordo, vero? No, sono d'accordissimo, perché anch'io sono un pilota abbastanza veloce in curva, non so. Come avete visto prima, alla batteria ci stavo dietro, invece poi una buca mi ha fatto perdere il terreno e non sono riuscito più a conquistarlo, perché purtroppo... Quella è la potenza, quella è la velocità e quando chiappi una buca e sbilanci un po', perdi un po' di metri, fai un po' fatica a riprendere. Devi avere una macchina abbastanza superiore.